Un amico a quattro zampe a scuola al fine di far conoscere e riconoscere il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo. È l'iniziativa che si è svolta questa mattina nell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela alla presenza dell'unità cinofila della Polizia di Stato. Noi siamo impegnati su una fascia d'età molto particolare, che è quella dei bambini, che va dagli 11 ai 13 anni, che contempla una serie di problematiche talmente grandi, talmente talvolta pesanti da gestire per l'individuo, per le famiglie, che noi come scuola e come quindi agenzia formativa non possiamo che metterci a fianco delle famiglie e delle altre istituzioni, proprio per quel processo di cui le parlava, vale a dire la ricerca di una condizione di benessere nelle relazioni, nella comunicazione, nella gestione della propria individualità in rapporto a quella degli altri, che è necessaria per diventare poi delle persone serene, equilibrate, capaci di vivere nel mondo. E questo lo dico non solo per i bambini che hanno tante possibilità di affermarsi nella vita, ma anche per i tanti altri bambini speciali, ma comunque straordinari, che a fronte di difficoltà di varia natura riescono comunque a fare un loro percorso scolastico e quindi anche un loro percorso di vita. La giornata di oggi è dedicata ad una illustrazione di come avviene in effetti ricercata, in questo caso la sostanza stupefacente, da parte di una specialità della Polizia di Stato che appunto si occupa di attività antidroga. E questo è un esempio soltanto di come le specialità sviluppano delle specifiche attività anticrimine, in questo caso appunto dedicate a questo particolare settore che è l'attività antidroga, ma il nostro intento è quello di sviluppare una maggiore vicinanza con gli alunni, propedeutica a incentivare anche il loro dialogo verso le forze dell'ordine, a sentire una maggiore vicinanza, e per maggiore vicinanza intendo la libertà che ciascuno studente senta dentro di sé di rivolgersi alle forze dell'ordine quando ne ha più bisogno. Il progetto rientra nelle attività per l'area a rischio 2016. Abbiamo sempre come obiettivo principale quello che è educare i ragazzi alle relazioni uomo-animale. In maniera specifica quest'anno parleremo di quello che è il ruolo del cane come compagno di lavoro dell'uomo. Per questo motivo abbiamo avuto, diciamo, l'ok di diverse associazioni, quindi diversi professionisti, primi dei quali verranno l'unità cinofila della Polizia di Stato di Catania, che ci parlerà quindi dell'addestramento del cane, quindi come compagno di lavoro dell'uomo, del cane poliziotto, nelle diverse specialità. Poi avremo anche l'associazione Amici di Mita, sempre nel 21 ottobre, se non voglio sbagliare ho le date fissate. Il 21 ottobre è un'associazione di Ispica che si occupa dell'addestramento dei cani in aiuto del diversamente abile e della pet therapy.